Terzo ed ultimo episodio per questa serie di video dedicata alle carte collezionabili Marvel Battles di Panini. Finalmente, ragazzi, sono riuscito a completare la collezione. Ringrazio Gianluca del colossodenerd.com che mi ha dato una grande mano sia per trovare la quinta ed ultima carta in edizione limitata che mi mancava, sia per qualche altra carta, quella che mi serviva per completare la collezione. Quindi sono qui per mostrarvi appunto la collezione completa e cominciamo! Ecco la collezione completa di Marvel Battles contenuti all'interno del raccoglitore che viene fornito da Panini con lo Starter Pack. Raccoglitore che ha questa superficie trasparente e lucida che riflette molto la luce. Motivo per cui, ragazzi, ho dovuto spegnere il faretto qui sopra, ma spero comunque che riusciate a godervi appieno la collezione con un'immagine abbastanza nitida. Cominciamo con la prima categoria di carte che va a formare questa collezione, che è quella delle character card, ovvero le carte personaggio, che sono anche le carte più comuni, più semplici da trovare. Sono 80 e hanno la particolarità di avere questa cornice di questo colore abbastanza scuro con il nome scritto in basso, cosa che non mi fa particolarmente impazzire, però ragazzi stiamo parlando pur sempre di carte comuni. E vanno a raffigurare appunto i personaggi in varie situazioni. Sono, come vi dicevo, 80 e sono un misto di illustrazioni dei fumetti ad illustrazioni invece di altri illustratori. Guardate che bella, per esempio, questa mi piace particolarmente, questa di Rocket Raccoon. E poi ce ne sono altre invece di personaggi che io personalmente non conosco molto bene, come questa Squirrel Girl. Non l'ho mai sentita nominare, sinceramente. L'abbiamo trovata in uno dei video scorsi, mi sembra il secondo video, anche più di una, vari doppioni, ma mai sentita nominare. Con Wolverine, quindi, si va a chiudere il cerchio delle character card per lasciare spazio alle card alter ego, queste, che hanno un layout, come vedete, differente. A me piacciono anche queste, vi devo dire la verità, e rappresentano i personaggi in appunto le loro forme alter ego, cioè la parte diciamo civile, se così vogliamo chiamarla, e quella supereroistica. Molto belle e terminano con questo Wolverine che secondo me è una delle carte più belle di questa categoria. Poi dalla carta 96 fino alla 125, se non sbaglio, ci sono le group cards, anzi scusate, dalla 96 fino alla 115, le carte gruppo. Questa degli Avengers è stata una delle più difficili da trovare, ma per fortuna ci sono riuscito, sono riuscito a completare la collezione, mi mancava solo quella e questa dei Guardiani, ma alla fine sono riuscito. Poi invece dalla 116 alla 125, ragazzi, qui intanto ci sono ancora le group cards, ma dalla 116 alla 125 invece cominciamo a parlare di face-off cards. Quindi sono poche carte che vanno a rappresentare gli scontri, diciamo, più famosi, più importanti tra i supereroi e i relativi villain. Anche queste molto belle e cominciano ad avere un minimo di olografia. Ci sono delle illustrazioni veramente spettacolari in queste carte, almeno a me piacciono tantissimo. Poi ci sono le versus cards, ovvero delle carte che vanno a rappresentare spesso in primi piani quelli che sono i nemici. Ad esempio qui abbiamo Electro, abbiamo Fenomeno, Green Goblin, anche queste Magneto, guardate che bella questa illustrazione di Magneto, Rhino, insomma ce ne sono di tutti i tipi e sono veramente molto molto belle anche queste. Poi quindi dalla carta invece 151 alla 175, che sono quindi le ultime della collezione, abbiamo dei veri e propri capolavori. Qui vi devo un attimino girare il raccoglitore per farvele godere al meglio e sono le action cards, sono delle carte azione, appunto, che vanno a riprendere delle scene particolari tratte proprio dai fumetti. E secondo me queste sono le migliori proprio perché sono legate a momenti particolari, hanno delle illustrazioni particolari tratte dai fumetti. E quindi, insomma, sono quelle che preferisco. Mi piacciono tanto queste.
E poi ragazzi, con la 175esima si va a concludere la collezione e poi cominciano quelle che sono invece le carte in edizione limitata, che sono le ultime 5, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, e per me la più difficile da reperire è stata proprio questa di Thanos contro Black Panther. Queste hanno una sorta di foilatura e sono molto belle anche queste, dai, anche queste riprendono dei momenti particolari, non mi piace sempre questa cornice, in questo caso nera, però ragazzi, tutto sommato, questa è la collezione completa e posso ritenermi abbastanza soddisfatto. Ed anche per oggi è tutto ragazzi, spero che questa collezione di Marvel Battles vi sia piaciuta. Io come considerazione finale vi posso dire che a me non è dispiaciuta, sono abbastanza soddisfatto come dicevo in precedenza, più che altro per il rapporto qualità-prezzo. Stiamo parlando quindi di una collezione di 175 card più 5 in edizione limitata. Ho speso più o meno intorno agli 80 euro per completare la collezione, però ho avuto anche l'aiuto, come vi dicevo in apertura del video, di Gianluca del Colosso dei Nerd, che continuo a ringraziare. Quindi ragazzi, dai, alla fine vi danno anche il raccoglitore, che non è il massimo della qualità, però ben vengano iniziative come queste da parte di Panini, che per esempio quando fanno gli album di figurine mettono le figurine e le card, ma non danno mai nemmeno uno straccio di pagina per andare a inserire le card, ma nelle ultime raccolte quella scatolina di carta che secondo me non va affatto bene, perché è bello esporle le card, è bello sfogliare, è bello vedere la collezione completa. Detto questo ragazzi, io continuo a sperare per la collezione di figurine e spero che facciano anche le card di Deadpool, che dovrebbe uscire ad ottobre, sicuramente la recupero ragazzi, quindi la porterò sul canale. Fatemi sapere voi che cosa pensate delle Marvel Battles qui sotto nei commenti, se anche voi siete riusciti a completare la collezione o meno, e in che cosa sperate che Panini faccia un passo avanti rispetto a questo tipo di collezioni. Se volete ad esempio una collezione in ambito DC, come so che molti di voi vorranno, o insomma dai, parliamone qui sotto nei commenti e fatemi sapere che cosa ne pensate. Detto questo ragazzi, io vi rimando come sempre ai prossimi appuntamenti del canale, che sono giovedì per un unboxing e di solito la domenica per le news della settimana e qualche short quella. Io vi saluto, vi auguro un buon continuo di giornata e di settimana e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao ragà, a presto!